Vieni subito a casa. Erika, cosa è successo? La mamma è pazza? Bene? Sì, però cosa? È caduta giù da un albero e si è persa la memoria e poi ha detto che ha 4 anni, che si chiama Emma. Ciao a tutti! Intanto vi diciamo benvenuti in questo nuovissimo video! Vanessa che mi sta guardando come una... dirà, ma cosa sta facendo la mamma? È impazzita un po'. Intanto, le nostre vacanze sono finite, mi dispiace tantissimo. Ci siamo divertiti un sacco. Dico la verità, Erika? Sì. Ti piace? Sì. Ti è piaciuto? Cioè, sì. Ti è piaciuto perché parliamo del passato. Anche a me mi è piaciuto tanto. Andiamo su. Vai che io ti raggiungo. Vai. Ma non andare lontano, aspetta, perché oggi siamo venuti qui al parco per giocare nascondiglio. Come vedete è un po' freddino. Loro sono andate, come sempre. Adesso tocca a me a correrli dietro. Aspettate, arrivo. Ma dove stanno andando? No, come sempre. Questa mattina mi hanno detto: mamma, portaci al parco per giocare nascondiglio insieme. Tutto va bene, facciamo colazione e dopo si va al parco. Li ho portati qui al parco e adesso stanno correndo di là, di qua, come sempre. Ragazze, ma chi vuole giocare? Allora dai, giochiamo. Arriva la Erika. Dov'è? Aspetta che non la vedo. Eccola! Anche la Vanessa? Dov'è la Vanessa? Arriva! Chi conta? Io! Tu? Sì! No, ma dai, facciamo qui il giochino! Bimbone! Lo facciamo? Sì! Conto io! Allora, vieni Vanessa anche tu, così ci vediamo tutti e tre! Dai! Bimbone, cuccia di limone, cuccia di arancia, anche mani pancia, e voi te! Non ce n'è, conta fino a 3, 1, 2, 3, punto rosso, punto blu, esci fuori, prima, tu, io, allora devo contare io o sì. tu, va bene, sì, dobbiamo giocare, cioè, giustamente, devo contare io, conto io, allora, va bene, tutto pronto, sì. Conto, andiamo, venite con me. Contiamo tutti insieme e vediamo chi di voi sa contare fino a 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dopo 10 minuti. 49, 50. Comincio a cercarvi. State là nascoste. Ragazzi, venite con me, andiamo a cercarle. Io li troverò perché sono molto molto brava. Invece, per nascondermi faccio un po' di fatica perché sono grande. È quello. Loro sono più piccole, trovano i posti, cioè... Ho visto qualcosa. I capelli di Vanessa li ho visto. Ma voi se mi chiamate io vi trovo troppo facilmente. Ma guardatele, eccole. È giusto così! Ma non è giusto così! Ecco, trovata! Cioè, praticamente sei venuta qui da me! E la Vanessa dove va? Ehi, signorina, dove vai? Conto io adesso! Andiamo, ci nascondiamo insieme perché... Cioè, insieme... No, insieme! Tu dovrai nasconderti dove vorrai tu! E io andrò a nascondermi. Oh. Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene il sederino? Vieni amore, vieni. Guardate quante zanzare sono qua. Aspetta che vada prima io. Andiamo. Attenzione! Ehi! Era un po', cadeva anche la Erika. Qua è molto scivoloso! Andiamo! Io comincio a
con te, ma voi andate a nascondervi. Va bene, andiamo, andiamo Vanessa. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici. Ma chi siete voi? Sono io, Erika. Io sono Vanessa. Erika e Vanessa. Oh, la mia testa. Mamma, tutto bene? Ma chi siete voi? Chi siete voi? Io sono Vanessa. Ma io sono Erika. Non vi conosco, chi siete? Allontanatevi, mi fa male la testa. Mamma, sono la tua figlia. No, non è possibile. Mamma, cosa è successo? Ma non lo so cosa è successo, ma io non sono mamma. Ma perché mi chiamate mamma? Oh, la testa, mi fa tanto male. No, mi fa male la testa. Sì, ma cosa è successo? Abbiamo giocato nascondiglio e sei caduto giù da un albero. Io sono troppo piccola per andare in quell'albero. E mi chiamo Emma. Mi chiamo Emma e ho 4 anni. Mamma, cosa stai facendo? Stai scherzando? No, ma io non sto scherzando. Forse sei persa la memoria. No, sì. Voglio a casa. Voglio a casa. Vanessa, girati che ti dico una cosa. La mamma è caduta giù da un albero e ha perso la memoria. Portiamola subito a casa. Emma, vieni a casa nostra che noi abbiamo tanti giocattoli. Sì, ma dopo mi portate a casa che voglio andare dalla mia mamma. Va bene. Dai Emma, vieni con noi. Dai. Sì, andiamo. Oh, mi fa male la testa. Mamma pazza! Giochiamo! 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 Giochiamo!
è la mamma? Dopo ti portiamo a casa. Ma dov'è la mia mamma? Voglio dalla mia mamma e mio papà. Ma dov'è mio papà? Perché mi hanno lasciato qua? Vuoi una mela? Sì! 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 Papà! Chiamiamo subito papà. Sì, chiamiamo subito papà. E Siri? Chiama l'amore. Chiamo amore casa. Pronto? Papà, vieni subito a casa. Erika, cosa è successo? La mamma è pazza. Bene? Sì, però è caduta giù da un albero e si è persa la memoria e poi ha detto che ha 4 anni che si chiama Emma. No, dai, sicuramente vi sta facendo un scherzo. Non può essere. Sì, davvero! Davvero! È caduta giù dall'albero? Sì! Ma cosa stava facendo nell'albero? Ascolta, hai cura di lei e non lasciarlo uscire fuori di casa. Va bene. In modo che non faccia casini, ok? Arrivo subito. Va bene. Ciao, ciao! Ciao, ciao! È molto molto divertente la vostra casa. Sono adesso già fatto le mele. Oh, si mangia. Si mangia. Si mangia. No, ma questa non mi piace. Tieni una nuova. Neanche questa non mi piace. Ma è dura. E come si mangia? Ti faccio vedere. Apri la bocca. Ma io non lo so come si mangia questo. Apri la bocca e mangia. Ma non è, è buono. Amore, così bastata. Amore. È molto molto buono, grazie. Grazie che mi hai portato il cibo. Mamma, vado a chiudere la porta così non esce da casa. Ma non sono la mamma, io mi chiamo Emma. Va bene, vado a chiuderla. Ma tu come ti chiami? Ho dimenticato, come Vanessa. Ti chiami? Vanessa. Ha chiuso con le davide. Non ha neanche un profumo. Bevila.
bevo così come ho mangiato la mela con la bocca? Sì. Cuoricino. È un cuoricino che ti vuoi bene. E tu mi vuoi bene? Sì. Anche tu mi vuoi bene? Sì. Ah, siete le mie migliori amiche. Grazie. Perché non vengono i miei genitori a prendermi? Io mi sono persa la memoria, ma stai scherzando? Mi stai facendo uno scherzo? Non è vero, davvero! Come davvero? Cioè, come sono caduta giù? Mi ricordo, aspetta un po', mi ricordo che siamo andati in parco, abbiamo fatto quel gioco, abbiamo cominciato a giocare a nascondino e volevo nascondermi nell'albero, sì, hai ragione! E dopo volevo nascondermi su, siamo a redimi, Vanessa! Vai amore, vai, aspetta, ma era anche la Vanessa con noi? Sì, era anche la Vanessa, ma come siamo arrivati a casa? Allora, ti abbiamo dato la manina e tu avevi detto che ti chiamavi Emma e avevi 4 anni. Io Emma 4 anni? Ma stai scherzando Erika? Ma veramente stai scherzando? Non è vero! Cioè... E abbiamo chiamato anche papà. Adesso, aspetta, mi sono persa la memoria, voi mi avete portato a casa? Sì, veramente amore, non mi ricordo niente. Abbiamo mi ricordo... chiamato papà e abbiamo cura di te. E fino adesso voi siete stati vicino a me? Sì. E come mai mi sono bagnata? Quando bevevi tu acqua, avevi fatto subito e ti sei bagnato davvero. Vanessa! E sei caduta di nuovo! Ciao, amore! Ciao, Emma! 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 Ma per davvero dicevo che ero Emma! Sì! Ragazzi, non capisco niente, cioè, mi sto spaventando! Dovrò andare dal dottore a fare un controllo perché non è normale! Adesso mi è venuta la memoria. E ti sei fatta male anche qua. Guarda Erika, grazie per i vestiti. Devo andare a pensare. Chi è arrivato? È arrivato il papà! Finalmente, finalmente.